Una buona domenica e bentornati a Sport Report. In apertura il campionato nazionale dilettanti con una quarta giornata importante per quanto concerne l'Audace Cerignola che deve riscattarsi dopo la beffa subita lo scorso weekend ad opera del Francavilla. E arriva una trasferta importante contro una neopromossa, il Molfetta, che è un punto sopra rispetto agli Ofantini. I molfettesi hanno 3 punti. Invece i gialloblu locali invece ne hanno due. Il quadro completo di questa quarta giornata: Fasano, Brindisi, Gravina, Cassarano, Fidelis, Andria, Picerno, Francavilla, Lavello, Molfetta, Audace, Cerignola, Nardò, Puteolana, Portici, Aversa, e poi Taranto, Sorrento ed Altamura, Bitonto. Non fate caso alla errore della grafica scritta della partita Francavilla, se c'è scritto Sorrento, in realtà è Francavilla, Lavello. Andiamo a vedere e andiamo a sentire cosa ne pensa dell'avversario di oggi il tecnico della formazione gialloblu, Michele Pazienza. Sicuramente è una squadra che ha entusiasmo perché viene da una vittoria di un campionato e quindi si ritrova in una categoria diversa da quella che è stata la passata stagione e quando succede questo è chiaro che c'è entusiasmo, c'è voglia di dimostrare alla gente le proprie qualità, ma noi in questo momento dobbiamo pensare al nostro percorso, al nostro cammino. E ripeto, ho bisogno di vedere domani una squadra arrabbiata, una squadra che abbia voglia di dimostrare che non accetta un risultato così come lo è stata la settimana scorsa e che abbia voglia di dimostrare che ci sono dei valori importanti in questa squadra. Il calcio, la quarta giornata di campionato si è aperta con dei risultati importanti, soprattutto per la lotta scudetto. Il Napoli batte l'Atalanta per 4-1 al termine di una gara in cui i partenopei hanno dominato in lungo e in largo. I gol sono stati messi a segno da Lozano, autore di una doppietta, poi Politano, Osimhen e il gol della bandiera bergamasca di Lemos. Il derby di San Siro invece termina 2-1 per la formazione rossonera con la doppietta di Ibrahimovic ed il gol nerazzurro di Lukaku. Per quanto concerne Sampdoria Lazio finisce 3-0 con le firme di Quagliarella, Augello e Damsgaard. Sorpresa a Crotone dove la formazione calabrese riesce a battere, anzi più che a battere, a pareggiare con la Juventus per 1-1. Il vantaggio calabrese con Simi su rigore e poi il pareggio di Morata. Oggi le altre gare con Bologna-Sassuolo alle 12:30, Spezia-Fiorentina e Torino-Cagliari alle 15, Udinese-Parma alle 18, Roma-Benevento alle 20:45. Il turno si completerà domani con Verona-Genova. E dopo l'ampia pagina dedicata al calcio ci occupiamo anche del Giro d'Italia di ciclismo, perché come sapete meno di una settimana e mezzo fa c'è stata la tappa che è arrivata in Puglia, che ha avuto il suo traguardo sul lungomare di Vieste. Tra i VIP che erano presenti c'era anche Massimiliano Rosolino, il nuotatore campione olimpico. Lo ha intercettato il nostro inviato Saverio Serlet. Massimiliano Rosolino, come mai da queste parti, come mai a Vieste, come mai sul traguardo della tappa del Giro d'Italia? Ragazzi, ho potuto scegliere di essere appunto ospite del Giro d'Italia. Tutti gli anni vengo a vedere una tappa, quindi ho potuto scegliere una tappa sud, ho scelto Vieste. Ci sono stato quasi 20 anni fa, 2001. Quindi ho detto se c'è un po' di sole è il posto migliore, perché in effetti i ciclisti volano. E nonostante bisogna rispettare tante regole, è bello anche, diciamo, comunque gustarsi soprattutto insomma lo scenario. Quindi una tappa al sud, magari per sfruttare anche il mare del Gargano, il mare di Vieste. Male pazzesco, io ho avuto la fortuna, sono venuto soltanto una volta in vacanza, l'ho fatto però con il gommone lungo e largo e insomma per fortuna insomma la Puglia piace, soprattutto negli ultimi anni insomma ha riscosso estremo e tantissimo successo. Vuole che vincerà questo giro. Ma ovviamente io mi auguro Nibali, perché insomma, è uno che si sa giostrare bene le energie, insomma se arriva a metà strada dove è ancora in forma, insomma veramente si può divertire.
E Rosolino quando lo vedremo in vasca? In vasca, ragazzi, spero il prima possibile, perché in effetti gli ultimi 6 mesi ho nuotato poco. Però è più probabile vedermi in bici. Ed è tutto per questa edizione di Sport Report della domenica. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con l'informazione di World News 24 e con la prima edizione del telegiornale domani mattina alle 9. Buon proseguimento di giornata a tutti quanti voi.